questo primo seminario di un ciclo che è il corpo e la polis, che dura da anni. I primi tre seminari del 2022-23 sono curati da me e successivamente altri due curati da Barbara Mappelli. Quest'anno abbiamo deciso, su sollecitazione in particolare di Chiara Martucci, che ringrazio, che è qui e che coordinerà questo incontro, di cominciare di nuovo sul tema della maternità. L'abbiamo affrontato lo scorso anno partendo da un numero speciale della rivista DWF, una rivista storica del femminismo, che aveva come titolo Maternità femministe. Cioè l'interrogativo era: cosa vuol dire affrontare la maternità avendo, come dire, consapevolezza di quello che è stato il destino femminile, quindi la maternità come destino naturale delle donne. Quindi cosa vuol dire in sostanza affrontarla con la consapevolezza, con le consapevolezze che può avere una donna oggi, legata, ripeto, alle teorie pratiche del femminismo. E quindi perché approfondirlo? Proprio perché è un tema che non è stato, a mio avviso, questo condiviso da molte altre donne della mia generazione, non è stato approfondito quanto meritava. Noi siamo nate come negli anni 70 come generazioni di figlie ribelli alla maternità, ribelli alla famiglia tradizionale, quindi in una rivoluzione che ci vedeva essenzialmente, ripeto, come una generazione di figlie. E la questione del rapporto madre-figlia resta, a mio avviso, per il femminismo, ne ho avuto la prova in questo lungo mio percorso di 50 anni, resta uno dei nodi fondamentali e non potrebbe essere diversamente. Dal momento che le donne sono state, in quanto quelle che mettono al mondo, ma anche quelle che si prendono cura dei maschi, delle femmine, negli anni in cui si è più bisognosi di cure, dipendenti, hanno, come dire, le donne sono state, loro malgrado, sottolineo, l'anello di trasmissione della legge dei padri. La legittimazione di una madre conta moltissimo, lo sappiamo. Quindi, dicevo, loro malgrado, le donne sono state, non voglio usare la parola complici, ma insomma sono uno dei passaggi fondamentali e una delle ragioni fondamentali della durata, no, del patriarcato. Quindi analizzare oggi la maternità nella forma in cui il tema del seminario di oggi madri e femministe, punto di domanda, pratiche e interrogativi a confronto. Quindi pratiche, cioè cosa vuol dire appunto essere femminista e avere dei figli, no? Vedi, proprio come esperienza della maternità. Cosa vuol dire appunto essere madri consapevoli che non è un destino naturale, che è una scelta, e in che misura poi è una scelta nel momento in cui si va a confrontare con tutte le incombenze, con tutta la fatica, le gioie, ma anche la fatica della maternità. Quindi interrogativi ne restano tanti. Allora io ne indico solo, poi lascio la parola a Chiara, poi darà parole, presenterà le nostre relatrici, che ringrazio di essere qui con noi, alcune in presenza, altre alla distanza. E alcuni, ne pongo solo un interrogativo che mi sta molto a cuore, che è appunto l'ambiguità della funzione materna. Perché da un lato è vero, come dicevo, è stato un ruolo imposto, considerato naturale, in sostanza sappiamo appunto una sessualità identificata con la procreazione, e dall'altro però è vero che da questo ruolo imposto le donne hanno cercato di trarre, non potevano fare altro, no? Che trarre in qualche modo un potere, di un qualche tipo, e anche un piacere. Ora, che ci sia un legame forte delle donne con la maternità, non c'è dubbio. E io credo che questo sia dovuto proprio all'ambiguità di questa funzione, di questo ruolo. Nel senso, ripeto, che ruolo imposto, ma nello stesso tempo è quel potere che già l'Aleramo chiamava il potere di rendersi necessari, indispensabili all'altro. Certo, la cura è un potere, dobbiamo avere il coraggio di dircelo.
no? Avere in mano l'essere umano, solo averlo messo al mondo, ma averlo anche in mano negli anni in cui è più inerme, più dipendente, no? E ancora sappiamo quanto la cura resta, la divisione sessuale del lavoro c'è ancora, la cura in gran parte, cura materiale, ma anche sostegno psicologico, educazione, è in mano alle madri. Quindi dicevo, un potere, dobbiamo riconoscerlo, di rendersi indispensabile all'altro, il che, come dire, poi dobbiamo chiederci invece cosa porta più di riflesso su di sé questo potere. Spesso è stato un sacrificare la propria vita per l'individualità dell'altro. Le donne, lo diceva già all'inizio del Novecento Sibilla Aleramo, non sono mai state una vera e propria individualità, no? A loro è stato chiesto un ruolo, una funzione. Oggi si parla molto di educazione di genere, ma non si dice quasi mai che il genere è stato finora soltanto la donna, non le donne, la donna. Ecco, quindi interrogativi, ripeto, che restano, poi a cui si aggiungono il fatto che oggi le famiglie sono cambiate, no? Non sono più, anche se l'abbiamo sentito dire anche dai ministri del nuovo governo, che appunto famiglia naturale si intende quella dove c'è un uomo e una donna, ma sappiamo che famiglie non sono più quelle, che non c'è niente di naturale in quella che è stata una costruzione della cultura patriarcale da millenni, che ha fissato i ruoli del maschio e della femmina sulla base di una sorta di determinismo biologico. E dicevo, appunto, ci sono altre famiglie, altre forme di intimità, quindi pratiche interrogative alla maternità, anche a quelle maternità dove sono presenti appunto due adulti dello stesso sesso. E poi c'è tutto il problema delle tecnologie riproduttive che cambiano anche, no? La modalità, eccetera. Quindi tanti interrogativi che vorremmo affrontare insieme. Come sempre nei nostri seminari c'è un inizio in cui vengono invitate amiche, persone a portare qui le loro riflessioni e poi si apre come una discussione, un dibattito tra di noi. Certo, non sarà facile farlo in presenza da remoto, ma ci proveremo. Intanto grazie a tutti di essere qui, grazie alla mia carissima Chiara Martucci che coordinerà questo incontro. Grazie. Secondo me, mentre parliamo da qua, siccome dal pubblico sentono, tu puoi togliere. Grazie, perfetto. Allora, vi ringrazio per la pazienza. Questa, lo ridico per chi non c'era prima, è la prima occasione in cui proviamo questa forma ibrida, proviamo a tenere il buono delle pratiche durante la pandemia, e in modo che possano partecipare più persone alla diretta e anche alla discussione che spesso segue questi incontri. Io sento un po' di rimbombo, allora, da qua, forse. Allora, provo a procedere. Io ringrazio la Libera perché negli ultimi anni è per me l'unico spazio in cui davvero ho condiviso le mie perplessità e portato le mie domande, trovato una elaborazione collettiva. Per me, l'ho già detto, forse è una metafora attrita, però è veramente un po' un grembo materno questo spazio di Milano, e ringrazio che ci sia, ringrazio Lea per lasciare sempre spazio all'interno dei seminari del ciclo Il Corpo e la Polis alle mie urgenze. Mi dà un fastidio, pazienza. Questo. No, non attivare. Resto in silenzio. Ok. Riprovo. Sì, vai avanti. Ok. Da un po' di anni appunto la mia urgenza è quella del... Perché arriva da qua? Tu sei accesa, scusami. Arriva da qua. No, dico solo il microfono, perché loro sentono me da qua. E sei tu che sei doppia. Hai fatto quello? Hai tolto? Ok, allora non so, va al di sopra delle mie capacità di vedi che però adesso non c'è, no, c'è. È questo? Beh. È da qui che viene? Sì, perché altrimenti non riuscivo a sentire quando puoi parlare. Beh, però dopo lo accendiamo. Così, allora che andiamo tutti dove parlava Lea, che prima non c'erano.
c'era un po' anche prima, veramente. Scusate, gli aspetti tecnici, poi andremo liscio. Ok, c'è ancora un po', però pazienza, vado avanti. Allora, appunto, dicevamo della maternità come elemento ambivalente nella vita di una donna che si definisce e si riconosce nel femminismo, a vario titolo inteso, perché appunto non può essere percepito come destino, ma se lo si intraprende come scelta, come libera scelta, poi ci si trova alle prese con ulteriori contraddizioni. Appunto, il primo paradosso che abbiamo incontrato in questi incontri, in questi anni, è il cosiddetto tabù della maternità nel femminismo. Cioè, un tema che ovviamente è centrale nella riflessione femminista, nel pensiero teorico femminista, ma nella pratica di donne che hanno fatto figli e fanno parte del femminismo a partire dagli anni 70 fino a oggi, la sensazione che si vive è quella di che non ci sia un posto, non ci sia legittimità per portare questa come esperienza, e con tutte le sue contraddizioni. E quando se ne parla, poi sembra che, come dire, l'esperienza della maternità sia un po' circoscritta alla decisione se fare o meno figli, alla gravidanza, al parto, tutt'al più si arriva all'esigenza degli asilo nido, ma come se non si percepisse che è un'esperienza che invece prosegue tutta la vita, e con tutte le contraddizioni che hanno a che vedere con l'educazione, con i modelli che si passano, con le contraddizioni che si vivono come donne che sono madri e femministe, avendo da un lato un dover essere della maternità, il mito della maternità nella società mainstream che ti impone un certo modello di oblatività, di dedizione totale, di realizzazione nella maternità ancora oggi, e dall'altro, nell'ambito dei femminismi, per lo più un antimito della maternità, sintetizzando brutalmente il fatto di aver detto per tanti anni che, diciamo, non fare figli era la possibilità di emanciparsi da un ruolo prescritto. E quindi, detto questo, quello che volevo fare quest'anno era proprio confrontare delle esperienze. Sono 5 storie di donne che hanno fatto figli definendosi femministe, l'hanno fatto negli anni 70, 80, 90 e 2000, l'hanno fatto con diverse tecniche a partire da diverse situazioni sentimentali e familiari. Alcune di noi oggi hanno dei nipoti, altre hanno dei figli, delle figlie piccole, altre hanno figli maschi e figli femmine, e anche questo abbiamo visto parlando fra di noi in preparazione di questo incontro, che è un elemento che fa differenza. E io ho provato a dare loro 2 o 3 stimoli che ritroveremo forse in alcune delle loro storie, però ciascuna di loro racconterà la sua storia, e poi speriamo che nella discussione finale che seguirà le presentazioni ciascuna di voi possa ritrovare elementi della sua esperienza. Dicevamo libertà come maternità come libera scelta è, secondo me, un portato del femminismo. Cioè, il poter scegliere di diventare madri e non considerarlo un destino o qualcosa che ci rende completamente donne, perché altrimenti non lo siamo interamente. E quindi io, per esempio, riconosco nella mia scelta di maternità, per le modalità in cui l'ho portata avanti, l'ho realizzata, veramente un prezioso insegnamento del femminismo che mi ha permesso di cercare strade non segnate e riassemblare anche gli elementi della famiglia e del nesso fra riproduzione e maternità. Io l'ho raccontato in altre occasioni, qua non mi dilungherò, però ho una figlia con la mia compagna, l'abbiamo avuta grazie ad una alleanza queer, l'abbiamo definita noi, con un nostro amico e compagno che è un donatore noto, però non è il padre della bambina. Noi stiamo cercando di costruire una forma di relazione familiare che permetta ad Alice di crescere nel migliore dei modi, senza in qualche modo incastrarci nei modelli dati di famiglia. Questo per me è un portato di libertà che io ho raggiunto grazie al femminismo. Però appunto ci sono poi, cioè, il femminismo che io ho conosciuto e praticato negli ultimi 20 anni ha avuto al centro della sua riflessione principalmente il tema del lavoro, per esempio, mentre prima magari aveva avuto quello della sessualità, ma quello della maternità come esperienza, per quello che abbiamo potuto anche indagare con Sandra scrivendo l'articolo per DWF un paio d'anni fa,
non è dato, non è stato uno spazio pensato né come luogo dove portare i figli e nemmeno come luogo per discutere dell'esperienza della maternità con tutte le sue contraddizioni. In tutti questi anni, un altro punto che di spunto alle relatrici che ho voluto dare è: quali sono le pratiche che abbiamo inventato, cioè come ce la siamo spangata in questi anni, che cosa abbiamo inventato, che cosa abbiamo trovato, e quello che è stato creato nel tempo, che fine ha fatto, e sono pratiche che sono continuate, sono pratiche che si possono comunicare, o sono pratiche che, come sembra spesso nell'ambito del femminismo, emergono e poi si navizzano per poi riapparire successivamente, ma come senza, diciamo, nessi di continuità rafforzati e raccontati. Ecco, questi sono un po' degli interrogativi che ci siamo posti con le altre relatrici. Io adesso non voglio rubare troppo tempo e lascio direttamente la parola alla prima delle relatrici, che è Liliana Moro, praticamente una padrona di casa qua alla Università delle Donne, una delle sue fondatrici, ha insegnato per tanti anni nelle scuole superiori italiano e storia e ha partecipato insieme a lei alla cooperativa Gervasia Broxton, anche quella è una pratica di cui si sta recuperando in questi anni, e insieme a Sara Sesti si occupa di Donne e Scienza qua alla Libera da molti anni. Io le cedo la parola e lascerei questo posto a chi parla, perché abbiamo verificato che è abbastanza buono. Ma che bello vedere anche quelle remote. Sì, sì. Ciao a tutte, ciao a chi è qui e ciao a molti noti e meno noti che vedo nei quadratini. E ormai abituiamo a questo strabismo di guardare là e guardare qua. Allora, Chiara mi ha introdotto in maniera molto... La ringrazio molto di questa dolcezza di presentazione. Sì, io credo di essere una delle madri più antiche qua dentro, nel senso che nel 71 la unica figlia che ho. Quindi ho 76 anni, ecco, sono proprio vecchietta. E all'epoca è vero, cioè il nostro problema era quello di togliere la maternità da un destino implacabilmente fissato per le donne, cioè questa totale sovrapposizione donna-madre. Ed eravamo la prima generazione che poteva porsi il problema, perché la pillola, cioè prima non c'era. E altrettanto, come diceva Lea, noi siamo state una generazione di figlie, quelle che hanno fatto 68 anche contro le loro madri, bisogna dirlo. Cioè io adesso mi è chiara questa cosa, che c'è stata un andare contro le istituzioni, tutte le questioni politiche, ma eravamo anche contro le nostre madri e volevamo assolutamente non essere come loro. C'era un libro, Mai come loro, stampato dalla tartaruga, Mai come lei, stampato dalla tartaruga, mi ricordo, che rispecchiava molto questa cosa. Allora, è vero, io ho partecipato anche a dei gruppi di autocoscienza dove si parlava di tutto, tranne che dell'esperienza, no, di tutto no, ma insomma di molte cose, in primis di uomini, di sessualità, eccetera, ma dell'esperienza della maternità no, e c'eravamo alcune con i bimbi piccoli. E era proprio appunto magari del rapporto con le nostre madri, ma non del rapporto di figli. E era una cosa messa un po' a lato. E tra l'altro c'era questo aspetto che io, insomma, come dire, mi vergognavo un po' alla fine di essere una mamma. Mi vergognavo quando dovevo dire: ah, ma io non posso venire alla riunione, con la febbre, non so che lasciare. Perché ti sentivi
un po' quella che si era fatta trascinare dal modello classico della donna, appunto, mamma. Quindi io per molti anni mi sono sentita non proprio femminista sì, ma mentre vedo adesso le ragazze che sono molto felici di dichiararsi femministe, io avevo delle riserve che nascevano un po' anche da questa cosa. Poi facevo, vabbè, anche non era felice, cioè poi si facevano tutte le cose, però non so, cioè io mi sentivo una donna normale, ecco, in questo senso, non avevo fatto queste scelte. E nella normalità ci sta anche il fatto, avevo una famiglia normale, quelle che adesso si chiamano le famiglie naturali. Un casino pazzesco, cioè, perché oltre ad avere tutta la questione del rapporto con i figli, c'è anche il triangolo, cioè, e qui vi dico subito una cosa che volevo dire un po' dopo, ma mi sembra importante. Cioè, io ho notato che è vero che l'esperienza così forte della maternità, del rapporto col figlio, con la figlia, mette tra parentesi il rapporto con l'uomo. Per me è diventato la, come dire, la passione dominante. E noi, e ho visto però anche in molte altre donne, appunto mettere tra parentesi il fatto che ci sia un padre. Che appunto, come si dice sempre, quando c'è il problema dell'aborto, eccetera, ma le donne non le fanno da soli i figli, e invece poi nel vissuto ho visto proprio mettere tra parentesi questa cosa qui, come se il padre non ci fosse e il rapporto diventasse esclusivo, una diade, insomma. Almeno questa è la mia percezione, ma credo di non essere andata troppo lontano da vederlo anche in altre situazioni. Allora, perché in questa condizione, in quegli anni, eccetera, eccetera, ho deciso comunque, perché ho deciso, non è che mi è capitata tra capo e collo questa maternità, E mi rendo conto, forse allora non mi era chiarissimo, ma era abbastanza chiaro, adesso è ancora più chiaro, era un desiderio di radicamento, un desiderio di solidità, un desiderio di concretezza e proprio di mettere le radici nel futuro. Questa qui è una cosa che poi ho anche rivisto, io ho la passione della storia, quindi poi, le donne vivono il radicamento non nel passato, ma nel futuro attraverso i figli, perché c'è questo investimento sul futuro. Allora, nella mia casa incasinatissima, perché non facevo mai ordine, c'era però, mi ricordo ancora, appiccicata in cucina, la riproduzione di una poesia di Khalil Gibran, che diceva qualcosa del genere, i tuoi figli non sono figli tuoi, i figli sono una freccia lanciata verso il futuro. E quindi era proprio il contrario dell'impossessarsi. Tutto questo nel 68 e quindi con l'idea di educare in un altro modo. No, non ripetere, appunto, non essere come la madre, ma non soltanto, cioè tutti allora quelli che avevano dei bimbi, che poi appunto ritrovato nella scuola, avevano questo desiderio di stabilire delle relazioni all'interno della famiglia, soprattutto un rapporto educativo diverso da quello tradizionale, andando a tentoni, cioè. Ne abbiamo fatte di ogni, perché era tutto nuovo da inventare, non avevamo modelli e avevamo anche poca occasione di confronto, degli spazi dove trovarci. Si discuteva molto di politica, ma di questo, quindi appunto negli ambiti femministi no, perché eri strano ad essere una madre, negli altri ambiti no, perché erano ambiti misti,
cioè io ho trovato un sostegno consistente nelle altre madri che avevano i figli al trotter, come mia figlia, perché il trotter è questa scuola un po' speciale, no? E tutto compagno, però appunto si rifletteva abbastanza, ci si confrontava abbastanza sull'educazione, sul menage familiare, dobbiamo mettere il calendario di chi fa i lavori di casa piuttosto che no, ma non si andava tanto al fondo. Va bene, questo è, a me ha aiutato molto proprio la ricerca storica. A un certo punto ho trovato questo libro, che non so se comunque è Elisabeth Badinter, L'amore in più, dove la Badinter è sottotitolo Storia dell'amore materno. Allora, scoprire che l'amore materno ha una storia è già un bel passo, nel senso che lo contestualizza, non è l'assoluto fuori dalla storia dell'istinto, è dentro la storia. Infatti il mio, Chiara ci aveva chiesto di dare un titolo ai nostri interventi e io l'avevo intitolato Tra la Madonna e la Chicco, nel senso che divisa tra due modelli belli potenti, no? Da una parte il modello religioso, perché la madre è la Madonna, e il modello consumistico, allora la Chicco era l'unica, insomma, sul mercato, che rafforzava quello tradizionale religioso. Allora, perché dico questo? Perché a un certo punto, studiando la storia della maternità, vedi che, per esempio, la rappresentazione della Madonna cambia nel tempo. Le Madonne medievali sono lì, questo bambino in braccio, che presentano questo re del mondo, come dire, ma loro non hanno nessun rapporto. Soltanto a un certo punto cominciano le Madonne ad avere il volto rivolto verso il bambino, poi ci sono tutte quelle del 600 che si abbracciano, ma all'inizio proprio perché non c'era il modello della relazione affettiva, e nasce, guarda un po' quando, con la nascita dello Stato moderno, con l'industrializzazione, con la necessità di avere molto banalmente un mercato per le merci e degli eserciti per che le nazioni potessero fare le guerre. Allora si chiede alle donne di stare molto vicine ai loro figli e non andarli a baglia, piuttosto, come era normale, piuttosto che, allora nasce, come dire, si diffonde questa idea della necessità di un grosso vincolo. Allora, questo per dire che non è che allora le madri prima non volessero bene ai loro figli, ma non era un comportamento legittimato. Anzi, ci sono degli scritti, come si chiamano, quelli dei mercanti, dei diari dei mercanti, che dicevano: ma non bisogna voler bene ai figli, perché poi muoiono, tra l'altro, ne arrivano una barca. Ma non è sconveniente dimostrare troppo affetto nei confronti dei bambini, cioè, addirittura lo scriveva. Vabbè, ecco, questo per dire che da una parte ci sono le pulsioni, i sentimenti, gli atteggiamenti, e dall'altra c'è la normativa. Però se c'è uno scollamento, se a me veniva da dire: ma basta, questa qui che fai, ma perché stanotte non dorme? Mi sentivo un mostro, perché la madre invece, no, deve essere sempre lì. Adesso vedo che normalmente ci si concede questa voglia di tapparli un attimo, di limitare un pochettino questi piccoli tesorucci. Ecco. Niente, basta. Volevo dirvi un'altra cosa però importante. Relazione madre-figlia è una relazione fondamentale, secondo me, perché è il modello della relazione tra donne. Nel senso che è difficile poi, appunto, quando si hanno figli adulte, per me, io ho trovato difficile e abbastanza inedito, anche questo qui è tutta una cosa da scoprire,
come rapportarsi a un'altra donna che non è il tuo specchio, che non è appunto la tua copia, ma è un'altra, è diversa, può essere simpatica, può essere antipatica, ti può tornare o non tornare. Cioè, io vedo nella relazione madre-figlia la stessa difficoltà che c'è nei rapporti tra donne a riconoscere la propria diversità, che mi sembra uno dei malloppi non da ridere. Perché infatti questa cosa della maternità è il pilastro su cui il patriarcato divide le donne, tra madri e non madri, tanto per cominciare, ma se ci caschiamo anche noi, in questa, adesso sto banalizzando, no? Cioè, no, non sto banalizzando, sto un po' semplificando, però io vedo, ho visto perlomeno nella mia pratica che accettare la diversità tra donne è difficile e credo che questo nasca dalla difficoltà della relazione con la figlia, perché come diceva prima Lea, è inutile negarselo, questa cosa della complicità delle madri nel passare l'ideologia patriarcale è negabile. Io trovo che sia negabile. Costruire invece una relazione di solidarietà e di affetto, credo che ci metto in peso, no? Sì, concludo con una citazione dal mio libro. Scusate, perché a cui ho dedicato appunto un capitolo sulla maternità, ma anche sulla nonnità. Mi piace molto che non esista, ma ce la siamo inventata, la nonnità. E allora vi leggo questa frasina. Essere nonna è un'esperienza del corpo e della mente, delle relazioni e degli affetti, che dà una diversa percezione di sé, che dà una diversa percezione di sé. Non ci si percepisce come individuo singolo, astratto, libero da legami e pertanto posto al vertice della propria libertà. Ci si vive come elemento inserito in un ciclo di relazioni generazionali. Si colloca la propria singolarità in una rete che attraversa il tempo. L'idea della morte diventa in qualche modo meno definitiva. Non sono solo i geni che vengono trasmessi, non credo che sarebbe diverso se i bimbi fossero stati scambiati in culla, ma la propria personalità che entra in relazione con un'altra, che sai, vivrà in un mondo diverso. È un soffio di vita che arriva nella fase di chiusura dell'esistenza e rende aperta la visione del futuro, un soffio di eternità. Grazie. Grazie mille Liliana, un soffio di eternità mi piace tantissimo, spero di arrivarci a un soffio di eternità, io sto facendo il tifo perché Alice resta incinta di qua, 18 anni diciamo, avendola fatta per vizio. Lascio la parola adesso ad Adriana che è un'altra amica e socia della Libera Università delle Donne da anni e anni, come ha detto lei, è anche una psicologa dei gruppi e delle organizzazioni, attivista femminista, io ricordo i gruppi sul lavoro ai primi anni 2000, mi piace citare tra le tante cose che ha scritto, le parole per farlo, Donne al lavoro nel post-fordismo, che è del 2002, uno dei primi testi che in Italia si è occupato di precarietà del lavoro da un punto di vista femminista, quindi grazie. Passo la parola e il posto a Adriana. Grazie. Ecco, ciao a tutte qui a casa. E intanto, grazie per questa possibilità di fare un ragionamento insieme. E grazie a voi che l'avete cominciato l'anno scorso, perché in virtù di quel seminario dell'anno scorso che alcuni dei temi che proverò a mettere in comune con voi oggi mi sono risultati evidenti sulla questione della maternità. E quindi riprendo un po' da lì, da questo seminario, dalle cose che ha detto. E come ho pensato il mio intervento di oggi? Ci sono degli avvenimenti, degli accadimenti, dei fatti che voglio raccontare, che aspetto di raccontare da tanto tempo,
di raccontare qui, in questa sede o in una sede simile a questa. Li ho comunque raccontati nella vita. E anche mi piacerebbe cominciare un ragionamento che spero poi possa svilupparsi anche, come dicevamo, nei nostri incontri preparatori. Forse nei prossimi mesi, chi lo sa, vedremo. Però un ragionamento sui gruppi femministi e perché è stato così difficile parlare di maternità, elaborare sulla maternità, ragionare sulla maternità. Perché non è un rimprovero che muovo sul fatto che sia stato un tabù nel femminismo colto e politico. Più che un tabù, mi sembra che sia stata una dimenticanza voluta, un'omissione, un non aver trovato le parole per parlarne nel femminismo colto e politico. Permettetemi di fare delle grossolane distinzioni che saranno forse più chiare man mano che il mio ragionamento va avanti. E sì, questa dimenticanza penso che ci sia stata, considerando che, come ci siamo dette anche tra di noi, maternità dura per sempre, appunto, va avanti molto tempo, finché i due soggetti, tre, quattro soggetti sono in relazione, in vita tra di loro. Ma nel femminismo si è parlato molto di aborto, in riferimento al rapporto con la legge, come viene fuori anche adesso, in riferimento all'identificarsi come un soggetto che è capace, è in grado, è riconosciuto come un soggetto che decide. Questo per esempio è quello che vale per me. La 194 è la legge che mi riconosce nell'ambito del diritto come un soggetto che può decidere. E si è parlato molto di parto, per parlare del corpo, del rapporto col corpo, tutto il lavoro che ha fatto Lea sull'APIS. Anch'io ho scritto un articolo sull'APIS, non ci ho mai detto niente su questo, neanche Lea. Si è parlato molto del corpo, il parto come rapporto con il corpo, cosa accade in quel momento. Si è detto tantissimo, con una ricchezza di pensieri e di emozioni. Si è parlato, si sono ricordate delle tappe che però anche nel seminario dell'anno scorso arrivano fino ai 3 anni, grosso modo. E poi dopo, chissà, la maternità dopo, cosa succede, chi lo sa. E penso che sarebbe interessante per noi femministe di oggi non tanto, come dire, riraccontarci la storia. Mentre che succedeva. Non so se questa mancanza sia stata una rinuncia. Quello che penso, anche qui la cosa si complica, è che quelle fra noi, come Liliana, come me, che erano femministe e che avevano dei figli, erano madri, noi non abbiamo fatto pressione. E questo è una domanda che faccio a me stessa. Perché non ho fatto pressione? Perché non ho insistito? Perché non ho portato delle domande? Avevo comunque delle relazioni e dei luoghi dove farlo, delle altre. E quindi adesso provo a dare un po' più di, come dire, di apertura sugli accadimenti e sulle pratiche, come suggeriva anche Chiara, perché forse alcune cose sono più chiare. Dico brevemente, a modo di titolo, due dati su di me. Io mi sono sempre sentita una, con un termine che oggi definisce altri, ma io mi sono sempre sentita una di seconda generazione nel femminismo e nella politica, perché sono figlia di una coppia non sposata in chiesa, ma in comune.
non so, sono figlia di una donna emancipazionista e sua disan femminista. Sono stata orfana di madre e padre molto presto e quindi con poche sponde alle spalle. Sono figlia, nipote, pronipote, bisnipote di una genealogia di donne che ha sempre lavorato per il mercato della pubblica amministrazione e quindi il lavoro era il mio destino. Sì. E mia madre mi ha sempre detto non fare figli. E se lei fosse stata viva, chissà, mi domandavo, chissà se avrei avuto il coraggio di andare contro questa sua prescrizione. Forse sì, mi dicevo, perché il femminismo, il mio femminismo, non il femminismo di mia madre emancipazionista, ma il mio femminismo, che è quello di chi è qua oggi, era un femminismo che diceva di non prescrivere, che non c'è prescrizione, ma c'è libertà. E quindi c'era anche la mia libertà di desiderare un figlio. In particolare di desiderarlo contro delle diagnosi mediche, ma questo è un discorso che non voglio portare troppo avanti, se non per dire che era proprio un desiderio. Ho deciso di fare un figlio mentre facevo l'università, ero già orfana, quindi insomma, come dire, era una decisione in qualche modo anche contro tutte le morti che erano accadute nella mia vita, sapevo allora, e questo mi dicevo allora, ma l'ho deciso insieme a un'amica. O meglio, per chiarezza, la mia amica si chiama Giovanna. Io ho deciso che avrei fatto un figlio decidendolo insieme a Giovanna, così Giovanna ha deciso di fare un figlio parlandone con me. Poi io ho trovato un padre per questo figlio, lei ha deciso che faceva in modo che non ci fosse un unico padre, ma che fosse una nebulosa di padri, in qualche modo, prima delle tecnologie. Quindi la scelta di essere madri è una scelta fatta con un'altra donna, un'amica, una grandissima amica femminista anche lei, e una scelta, sì, come dicevi Liliana, possibile perché era il tempo della pillola, della spirale, di quant'altro nel mio caso anche, qualche anno dopo di te, ma era anche una scelta di... che poi si è verificata per tanti anni seguenti. La scelta di mescolare le carte. Non c'era una famiglia, non c'era una coppia che decideva un figlio, ma era una coppia di amiche, non una coppia madre-padre. È continuato, abbiamo cercato di inventare costantemente ogni passaggio dell'allevamento, dell'educazione, di inventarlo. Casomai di farlo diverso, magari sbagliato, ma diverso, di mettere alla prova tutto quello che era famiglia, che era educazione, eccetera, eccetera. Quindi, mia figlia nasce nel 79, la concepisco nel 78, perché per me le nascite sono due, il concepimento e la nascita. E io so che sono madre per scelta e non per destino. Qualche anno dopo, 10 anni dopo, penso, cazzarola, siccome l'ho scelto, non posso lamentarmi mai. Lamentarmi mai della fatica. Mi fosse capitato per caso, almeno avrei avuto qualche solidarietà d'intorno. E quindi ci sono, come dire, della scelta non solo i lati brillanti, ma qualche volta anche qualche lato oscuro. L'altra cosa che voglio dire qui, mi dilungo, e Chiara mi dirà che mi dilungo troppo, perché è qualcosa di cui io mi sento particolarmente responsabile per non aver portato questa vicenda nei gruppi femministi. Ed è una storia del 79 a Milano, sul parto, non solo sul mio, ma di tante altre. Dunque, cominciavano a esserci ginecologhe donne, donne anche femministe che sceglievano di fare le ginecologhe con grande difficoltà perché era considerata una specializzazione molto maschile. C'erano dei ginecologi amici delle donne, in particolare c'era Miraglia a Milano,
all'ospedale Buzzi e c'era Braibanti a Piacenza, il fratello di Aldo Braibanti, di cui il film, ma e Braibanti a Piacenza aveva predisposto una piccola clinica con un parto in acqua, caldo, fuori dall'ospedale. C'era una sperimentazione che vedeva uomini e donne alleati, uomini medici più che padri, uomini medici anche alleati con noi, che lì conducevamo e gli chiedevamo una nuova medicina e loro accettavano in qualche modo questa nostra domanda e richiesta. Maddalena forse poi dopo come medico magari dirà delle altre cose. E cos'è successo? Che all'ospedale Buzzi in tante ci siamo iscritte per partorire lì. Abbiamo fatto dei corsi del parto con delle psicologhe e non solo quindi dei corsi per il parto impara a respirare, ma dei corsi per il parto come pensi a questo figlio, a te come madre, come ti immagini. E alcune di queste psicologhe poi le abbiamo rincontrate anche recentemente alla Casa delle Donne di Milano, come dire, cioè, ci sono delle storie a Milano che non si perdono più di tanto. Eravamo lì in tante e l'ospedale non aveva più posto e quindi ho cominciato a mandare a casa le donne che andavano lì a partorire. Cioè tu arrivi con le tue acque rotte e l'ospedale ti dice no, non c'è posto, vai. Chi diceva questo? Il direttore sanitario, che era stato un esponente di Lotta Continua, un gruppo di sinistra all'epoca. Ed è stata un bellissimo, dire, contraddizione vissuta nei fatti. I medici, le mediche, le ostetriche e noi partorienti e le psicologhe abbiamo cominciato a fare delle assemblee nell'aula magna dell'ospedale. Ci siamo tutti alleati contro di lui, eccetera, ci vuole un antagonista. Alcune di noi erano giornaliste al Corriere, alla RAI, femministe, comunque donne che avevamo l'esperienza dei movimenti nella nostra pelle, sapevamo che volevamo dire come volevamo partorire, volevamo che fosse un parto e una nascita, tutte e due gli aspetti ci sembravano importanti, volevamo superare la violenza di cui ci avevano parlato le donne prima di noi, volevamo che fosse una nascita più felice per questi bambini. Volevamo che ci fosse con noi in quel momento una persona di nostra fiducia, il padre o un'amica o chissà chi. Le psicologhe dicevano non la vostra mamma, per carità, perché la mamma in quel momento siete voi, la vostra mamma lasciate la casa. Cominciavano a crearsi delle interlocuzioni differenti. Ed eravamo proprio molto alleati, volevamo proprio partorire lì in questo modo qui, ma non c'era posto e quindi continuavano a mandarci in altri ospedali. Allora noi abbiamo detto allargate questo ospedale, allargate questa metodologia. Per convincerli abbiamo fatto un presidio all'assessorato alla sanità che allora era in via Pontaccio, non so se qualcuno se lo ricorda, via Pontaccio è una strada lunga e stretta. E noi eravamo lì a fare un presidio per chiedere di essere ricevuti, eravamo incinte, avevamo le pancia, il corso si comincia al settimo mese, al settimo ottavo, quindi eravamo abbastanza avanti. Eravamo tutte lì e arrivano i poliziotti. Noi eravamo incinte, avevamo da mangiare, da bere, le pance, li abbiamo guardati negli occhi e gli abbiamo detto, ma davvero? Davvero? Davvero volete a noi? Provateci, venite, venite, provateci. Ben forti di quello che è, come dire, l'immaginario anche maschile, anche se poliziotti, di chi sono le mamme, che sono madonne e quindi intoccabili. Abbiamo fatto una raccolta di firme per una proposta di legge popolare sul parto nascita in Lombardia, che credo sia passata. E comunque in Lombardia da allora è normale che una donna che partorisce abbia con sé sia in sala travaglio che in sala parto
una persona di sua fiducia, non necessariamente il padre del bambino, questo a quanto io so. Non ne abbiamo mai parlato nei gruppi femministi, non in quanto tali. Perché? Non lo so, perché avevamo vinto noi comunque, perché eravamo femministe e non avevamo bisogno di parlarne nei gruppi colti politici, perché noi lo facevamo nella realtà. Questo è quello che sentivo allora. Oggi penso che c'è stato un gap, una distanza, una sorta di iato. Però allora pensavo, ma noi lo facciamo, è scritto su tutti i giornali, ne parla perfino il TG3, perché una di noi era giornalista al TG3, è ovvio che ci riguarda tutte, è ovvio che noi siamo femministe e portiamo qua questa nostra capacità di decidere, di volere, di desiderare, di dare al nostro desiderio una vita. Una vita, gambe, eccetera. Quindi questo è di tutti gli avvenimenti quello che considero, come dire, più emblematico del fatto che non ne abbiamo parlato, ma noi l'abbiamo fatto. Noi non ne abbiamo parlato con loro, neanche quando loro eravamo noi, non so se è chiaro, perché io ero nei gruppi femministi, ma lì non ne parlavo. E non c'era bisogno, secondo me, perché c'era questo travaso, perché la scommessa era anche fare dei figli in un modo diverso e allevarli in un modo diverso. E la diversità dove aveva origine? Nel sapere, nella pratica e soprattutto nelle relazioni femministe fra donne. Queste relazioni fra donne si sono consolidate, abbiamo condiviso il parto, sì, alcune di queste relazioni sono andate avanti per tutta la vita, abbiamo condiviso a Milano l'esperienza dei nidi comunali per portare i nostri figli al nido. Siamo andate all'assessorato all'assistenza, allora era assistenza e non educazione, a insistere, a disturbare, a dire no, guarda, tu mi iscrivi qua perché se non mi iscrivi tu non sai chi sono io, cioè io sono un altro movimento, trovami un posto. Detto non così ovviamente, ma questo era il senso. Un senso di forza, avevamo una percezione di forza di noi stesse che ci veniva dagli anni 70. Tutti i movimenti, ma in particolare dal movimento femminista, perché questa relazione con il figlio figlia andava inventata. E quindi il nido, perché voleva dire uscire dall'ingabbiamento della famiglia e dalle relazioni fissate in famiglia. In particolare il padre di mia figlia abitava a 100 km di distanza, quindi non correvo tanti rischi di una famiglia tradizionale. Ma altre più di me. Ancora, sapevamo, alcune di noi erano già in analisi, avevano cominciato, finito, qualcuna raccontava o nel femminismo passava tutto un sapere psicanalitico che avere una figlia femmina voleva dire aprirsi al conflitto, se non subito un po' più avanti, avere un figlio maschio voleva dire aprirsi a cosa? Perché una volta le madri di maschi avevano più potere delle madri di femmine nel mondo tradizionale, e noi questo lo riuscivamo. Quindi auguri ai figli maschi era una cosa che non si diceva a nessuno, anzi, era, come dire, in qualche modo interessante avere una figlia femmina perché il conflitto l'avremmo gestito diversamente. Chissà poi quanto sia stato vero, non si sa, potremo parlare. Ma comunque, c'era solitudine nella vita quotidiana? Ma sì, certo che c'era, però lo sapevamo che era previsto e cercavamo in tutti i modi di inventare. Io mi ricordo di essere andata, ha dato appuntamento agli amici, alle mostre, ai musei, a Palazzo Reale con la figlia nella sacca, piccola o più grande, che poi era richiamata perché andava a toccare le statue, chissà che le rovinasse, ma come dire, non vediamoci nelle case, fuori, fuori, andiamo fuori,
disturbiamo, non fa niente. E nelle case una prendeva i figli a scuola, li teneva tutto il pomeriggio, chi sapeva faceva i biscotti, chi non lo sapeva raccontava storie, e teneva i figli delle altre 2 minuti, aiuto. E io come faccio? 3, 5, grazie. Allora, la figlia cresce e quindi si presentano delle altre questioni nelle nostre invenzioni che hanno a che fare con il corpo della figlia femmina e la sessualità. E quindi le mestruazioni, vabbè, le mestruazioni per me era facile, mia madre mi era già presa edotta ai miei tempi, io prendo edotta mia figlia in modo meno scientista di quello che era stato dato a me, quindi meno neutro, e lei tornava a scuola, a casa da scuola, andava in bagno e diceva ce ne ho, e invece no, accidenti, neanche questa volta voleva queste mestruazioni, le ha avute poi, e vabbè, quella è una storia sua, non la racconto io. La sessualità torna da un compleanno a 13 anni, lei faceva la scuola media Rinascita, una scuola sperimentale di sinistra, fantastica. Torno da un compleanno e mi dice: abbiamo guardato un film porno, mamma, che schifo, che come si fa a fare quelle cose lì? E io, è stato veramente imbarazzante perché non ero a favore del porno. Poi ho capito che sbagliavo, perché una delle amiche di mia figlia è diventata poi una porno attivista, una porno regista, ma allora non ero a favore. Nello stesso tempo volevo salvaguardare con lei il piacere del corpo in tutte le sue forme, in tutti i suoi tratti, in tutti i modi di toccarsi e baciarsi. Non volevo, e quindi quello me lo ricordo come una cosa complicata. Mia figlia comincia ad avere rapporti sessuali presto, ma anch'io avevo cominciato presto, quindi tutto bene, anzi mi sembra una cosa di corrispondenza. E allora mi pongo il problema del controllo delle nascite. Io l'avevo affrontato da sola, con lei forse era meglio di no, e le dico: vai al consultorio. E lei mi dice: no, perché queste cose? No, non mi interessa. E allora sono fortunata perché abbiamo come presidente della Camera una certa Pivetti e le dico: guarda, la Pivetti è contro i consultori, noi siamo contro la Pivetti, quindi vai al consultorio. Ha funzionato e lei è andata al consultorio. Ci è andata con le sue amiche, questa è stata una bella cosa. Sono andate insieme in gruppo, si sono messe d'accordo, ne hanno discusso e io sono, come genitore e madre sono rimasta fuori. Erano loro, avevano questa esperienza, in qualche modo era passata, e quindi l'ultima cosa è questa: una figlia che diventa madre, poi la domanda che mi verrebbe da farle è: una figlia di una madre femminista che a sua volta diventa madre, come si porta dietro questa esperienza di essere stata una figlia di una madre femminista, come appare, come si svolge? E è un'esperienza che farà simile, la farà diversa, perché ogni figlia che diventa madre la fa diversa, o sarà un'esperienza a cui riferirsi, anche per farlo diverso, ma comunque resta nella sua memoria? E noi oggi, cosa noi come seminario? In che direzione vogliamo andare? Forse ci servirà qualche mese ancora e forse ne discuteremo, spero, nei prossimi mesi. Grazie a tutti. Tocchiamo, diciamo, al tavolo delle relatrici Francesca Balbo, che è una mia amica, l'ho, come si dice, tirata in mezzo io, ci conosciamo da tanti anni, è tante cose, è sociologa, è regista, è paziente di patologia rara, quasi dietista, guardia giurata particolare, prof delle superiori, sperimentatrice seriale ed esploratrice del margine, mamma per caso e bismamma per scelta. Il titolo del suo intervento è Zoe libera tutte, e l'ascoltiamo con piacere. Allora, no. Sì, Francesca, ciao.
Ciao a tutte, sì, ringrazio Chiara di aver letto la mia presentazione. Quando mi ha chiesto di presentarmi, cioè io non... cosa succede? No, vedo che si vedeva. No. Un po' carico. Non lo sentono, qui sentono. E, insomma, parlo ad agio, parlerò ad agio per dire che insomma, quando mi hanno chiesto di presentarmi, io non avendo scritto, non essendo accademica, non avendo fatto studi, portando un presente, perché un passato ricco e denso come Liliana Adriana, insomma io ho detto, ho scritto quello che sono, e tutto sommato se penso anche a come sono arrivata al mio essere mamma e bismamma, fa tutto parte di questo percorso, anche e soprattutto, cioè, soprattutto no, ma anche il fatto di essere paziente di patologia rara, cronica, l'aspetto medico, come dire, il rapporto con la malattia fa parte anche delle decisioni che prendi, adesso ve lo racconto, e anche tutti questi aggettivi che mi sono capitati, la malattia è rara, adesso faccio la guardia giurata particolare, è tutto molto così, fa tutto parte di una cosa speciale che è l'essere mamma e bismamma da sola, fondamentalmente, perché io qua, anche in questo contesto, ma in generale nella vita, sono una mamma singola. C'è un libro molto bello che ho a casa, che è il catalogo dei genitori per i bambini che vogliono cambiarli, che nella figura della mamma singola, cioè una figura della mamma singola che si chiama la lei sola. Ecco, io sono una lei sola, un po' per caso, un po' per scelta. La cosa che mi è venuta in mente quando Chiara mi ha chiesto di parlare davanti a delle persone delle mie scelte di vita è stata che è la prima volta che mi capita, ed è interessante e divertente, perché le altre volte che ho parlato davanti a altre persone ho condiviso qualcosa, erano le mie scelte di lavoro. E non mi è mai successo che qualcuno mi chiedesse delle mie scelte di vita, che volesse condividerle con me fino adesso, e quindi grazie a questo ambito, grazie a Chiara. E in particolare, ecco, mi è venuto in mente questa cosa buffa, un po' che io a un certo punto ho fatto la regista, facevo documentari per il cinema, e dove quando proiettavi questi documentari in sala c'era sempre un momento di scambio con il pubblico, quindi appunto parlavi di cosa ti ha portato a fare questo lavoro, questo progetto, e anche c'erano delle interviste che seguivano, e in particolare ce n'è una molto divertente con Gigi Martullo, che è, insomma, lo conosciamo tutti, che non conosce più una pop televisiva degli anni 90, che mi intervistò durante una tournée di un documentario che avevo fatto sulle donne sarde che stanno in passaggio a livello di un piccolo trenino tipo Vittorina. E durante alla fine di una proiezione c'è questo collegamento con Gigi Martullo, in sala c'era Jerry Calà. Era un'occasione d'oro per far decollare la mia carriera. Io facevo ovviamente la parte della mamma regista precaria. E invece con la prima domanda, io ero così diligente, alla seconda Tito, che è il mio primo progetto di maternità, era ovviamente con me, perché fa parte la diade, sei una mamma singola, non è una scelta, è un dato, e fa parte del pacchetto, quindi Tito era con me e si mise a piangere alla seconda domanda, e quindi me lo piazzarono in braccio. Io feci tutta l'intervista da brava, brava studentessa, ma poi quando fu il momento di lasciarci chiesi di firmare una liberatoria, e la firmai per un solo passaggio televisivo della creatura e nessun passaggio guarda, e questo fece sì che la mia intervista, a parte la prima domanda che ero detto, era forse tagliata, e così la mia, il mio lancio con Jerry Calà. Eravamo io, Jerry Calà e Gigi Martullo, purtroppo non l'ho più potuto dire, e questa intervista è stata. Ma questo per dire che questo è stato un primo momento, che la scelta, il timone, insomma, che dirigevo. Questo fatto
fatto di appunto firmare una liberatoria che in qualche modo impedisse la riproduzione della mia intervista, che poteva, chi lo sa, chissà quali esiti, è stato un primo momento di consapevolezza che si stava spostando. Stanno registrando, quindi secondo me dopo lo rendono... Oddio, il computer mi parla. Vabbè, io vado avanti. Stanno dicendo anche gli altri, non si sente. Quindi appunto no, un po' il timone che guidava un po' le mie scelte, la mia vita si stava spostando da quello che era una carriera in decollo a quello che era una persona, ma senza che questo fosse un andare senza che questo fosse altro da me, un mettermi in secondo piano, ma semplicemente la sensazione era che veniva rimodulata la scala delle priorità, ma in un progetto che in qualche modo aveva una sua si trasformava qualcosa senza perdere identità. Cerco di spiegarmi. Fare documentari è avere uno sguardo su una realtà che è data. Semplicemente in questo momento ho preso in qualche modo, è stato un inizio di prendere consapevolezza di qualcosa che ho di fatto già fatto decidendo di diventare mamma in quel modo, ma il fatto che il mio sguardo sulla realtà veniva trasmesso, o cercavo di trasmetterlo non più a un pubblico genericamente inteso, ma a una persona, e la differenza è le pratiche sono simili, ma la differenza è che poi questo pubblico così particolare ti restituisce quello che ha colto dello sguardo che tu cerchi di trasmettergli nelle pratiche e negli anni. Per cui Tito adesso ha 12 anni e in tutti questi anni mi ha restituito delle cose, alcune che sono passate come io volevo farle passare, altre meno. E però comunque questo è un percorso. Mamma di Tito, io sono mamma di Tito e mamma di Zoe in qualche modo, no? Cioè in qualche modo sono di fatto mamma di Tito e mamma di Zoe, sono due maternità molto diverse. Tito arriva in un momento in cui io stavo cercando la mia identità attraverso la carriera, cosa che mi era stata passata dalla mia famiglia. Io vengo da una famiglia in cui non è stato mai messo in discussione la gestione di sé, del proprio corpo, dei propri percorsi, cioè proprio non era cosa, la libertà diciamo era data e il dialogo era sempre aperto e possibile. Dentro una cornice però molto, sempre molto razionale, in cui le scelte sono fatte avendo coscienza di tutti i passaggi, ecco questo per me è stato un po' più difficile, ma anche perché perché fa parte della vita e della natura, insomma, avere delle sorprese. Quindi in un momento in cui io stavo finalmente mettendo in pratica quello che nella mia famiglia era fondamentale, cioè identificarsi con quello che si fa, quindi io ricordo questa frase, per esempio, no? Facevo tipo le medie, stavo facendo un tema e scrissi in questo tema che feci leggere ai miei genitori: il babbo fa il professore, poi cazziata malamente perché il babbo non fa il professore, il babbo è professore e la mamma è architetto, quindi quello è, tu sei quello che fai, questo era un po' il messaggio, e i figli sono una roba che si fa perché si deve fare. Poi ho scoperto di recente che mi mettevano nel box, e questa roba mi ha agghiacciato e anche giustificato una serie di mie, nevrosi, evidentemente sono da credibile al box e io così mi sento molto libera. La mia famiglia seppure appunto molto aperta, però di fatto molto tradizionale, bianca, eterosessuale, stanno insieme dall'università, si sono mai lasciati, quello fa è una cosa, quell'altra è un'altra. Insomma, tutto molto ben chiaro. In tutto questo io appunto cerco di abbracciare questa linea dell'identificarmi con un lavoro, e scelgo un lavoro che ti fa identificare moltissimo, cioè appunto fare la regia di documentari, quindi raccontare qualcosa che vedi, qualcosa che esiste, che nessuno ha mai visto prima di te fare, nel senso che poi quando
quando fai un documentario e lo proietti, persone che abitano nel posto dove tu hai girato non erano a conoscenza di quello che tu hai filmato, quindi appunto il tuo sguardo apre cose e ti identifica moltissimo, ti prende tantissimo tempo, sei tu, il tuo sguardo, eccetera. In tutto questo capita, a un certo punto arriva Tito, e non è stato deciso, una maternità non voluta, non decisa, dentro una relazione che si stava stabilizzando, ma non era certo una relazione simile al mio modello di riferimento, che è appunto questa famiglia granitica che vi ho più o meno descritto. E niente, quando comunico al padre di Tito che è successa questa cosa, ovviamente mi rendo conto che la decisione sta su di me. Diciamo, per prendere una cosa che dice Liliana, diceva che mettere tra parentesi il fatto che ci sia un padre, ecco, diciamo che lui ha preso questa parentesi e ci si è avvolto tipo mantello dell'invisibilità, insomma un po' Harry Potter delle parentesi. E quindi così io era un sabato, quindi vado a questo consultorio laico perché quegli altri sono chiusi di sabato ed ero al terzo mese perché Tito piccino si era nascosto, cioè io non avevo idea che potesse succedere un figlio, non avevo proprio mai preso in considerazione questa possibilità e quindi c'erano delle perdite che non avevo idea fossero perdite, ma pensavo mestruazioni, insomma tanto sono irregolari comunque. Insomma, alla fine va a finire che io lo scopro molto tardi. Vado a questo consultorio e questa signora mi espone tutte le possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza, talmente in modo talmente gentile, fraterno, sorerno, come si dice? Non so. Insomma, tipo molto appunto accogliente, tanto che conquista la mia fiducia, io le spiego che uno dei motivi per cui sto pensando all'interruzione in gravidanza perché non c'è un padre. E lì questa signora si trasforma completamente, cioè la signora posata e gentile diventa una maga magò che comincia, insomma, nel mio immaginario, a saltare sul tavolo e scoppia una risata molto, molto sentita e mi dice che insomma, al netto dell'aspetto pratico della gestione di questa cosa, il fatto di fare un figlio da sola potrebbe essere un viaggio fighissimo, una cosa pazzesca, una sperimentazione totale e che, insomma, ma veramente sei sicura? E io, boh, cioè, a quel punto ci ho pensato, cioè, nel senso, ho detto, boh, facciamo due conti. Perché poi appunto fare la mamma da sola ti rende anche una business planner, perché devi fare i conti sempre. Però insomma, fatti due conti, boh, chi lo sa. Però poi alla fine, siccome appunto io sono una persona molto curiosa che ama sperimentare, questo fatto di non avere modelli di riferimento, se da un lato era abbastanza terrorizzante, dall'altro è stato una libertà assoluta di costruire una maternità che non sapevo cosa volesse dire, ma declinandola nelle pratiche giorno per giorno, sulla base dell'errore. Perché chiaramente se tu non hai un modello da seguire, la prima cosa che puoi fare è sbagliare. Cioè lo farai quotidianamente con proprio, come dire, con scientificamente. E quindi è iniziato questo viaggio con Tito, che dura da 12 anni e che, come dire, di cui io mi lamento spesso, perché non è vero che siccome l'ho scelto non posso lamentarmi, anzi il diritto di lamentarmi è uno dei pochi che mi resta, me lo tengo strettissimo, e che però appunto è stato, come dire, è cresciuto, cioè la maternità, per quanto mi riguarda, per quello che ho imparato in questi 12 anni, è una cosa che inizia quando partorisci, neanche quando concepisci, perché io cioè, non ho avuto modo durante la prima maternità di desiderare un figlio, di pensarlo, di progettarlo, tutto quello che io ho pensato la gente facesse quando poi mette al mondo delle creature. Sono entrata a gamba tesa in un processo che quindi si è costruito dal momento del parto. Cioè la maternità è un divenire, non è una cosa che succede quando partorisci un figlio, quello è il parto. Poi piano piano comincia a costruire la maternità, che è di fatto un rapporto e che è un rapporto come dire, di insegnamento reciproco, cioè tu impari relazionandoti con una persona che è piccola, che è dipendente, che non parla, che come dire,
con cui devi interagire, ma che prende tutto appunto quello che tu gli passi. Quindi devi intanto chiederti chi vuoi essere per questa persona, maschio o femmina che sia, chi tutto sommato sei te, impari un sacco di cose che poi se ti va cerchi di trasmettere. Per esempio, una delle cose che ho imparato subito è che, e che ho cercato di trasmettergli, spero di esserci riuscita, non so, è gestire l'entropia. Cioè, quando sei una mamma, lei sola, non puoi ridurla l'entropia. L'entropia è data. Cioè, sei da sola, il bambino crea caos, se in due è difficile gestirlo, da tre è impossibile. Non puoi pensare di poter gestire il caos, o meglio, di poter ridurlo, di poterlo addomesticare. Perché sennò ti crei delle frustrazioni pazzesche, non è il caso, perché appunto poi questo qua c'è solo te e quindi se te sei frustrata lui vive male. Quindi liberiamoci dalle frustrazioni più possibili. Per cui l'entropia c'è, esiste lì con noi e noi possiamo cercare di gestirla. Come la si gestisce? Con l'ironia, con dei sorrisi, con delle alzate di spalle, ed è un'entropia a 360 gradi, nel senso che è quell'entropia che ti fa... lasciare il passeggino in un aeroporto perché te lo sei dimenticata, perché nel frattempo lui stava facendo la pipì, allora dovevi andare al fasciatoio, che però era sotto di due piani, allora il passeggino devi lasciare su, portarlo giù, però ti chiamano al gate, insomma, che succede? Ma è anche l'entropia che è burocratica, per cui tu non sai mai la casella che ti serve, monogenitore, non c'è. E quindi, per dire, adesso questo mi è successo con Zoe, c'è una legge che fa sì che tu abbia una maternità facoltativa più lunga in quanto monogenitore, ma nell'interfaccia web per chiedere il permesso non c'è il bottone, capito? Quindi tu cerchi il bottone, non c'è, questo ti dice non puoi più stare in maternità facoltativa, ma come non posso più, cioè dove la metto? E chiami il personale, no ma c'è la legge, sì, ho capito, insomma alla fine, capito, c'è questa, anche questa cosa qua, che però è divertente, cioè tutto sommato fa ridere, perché tu lo sai a priori che c'è, capito? Cioè tu non pensi che il mondo sia fatto per accoglierti, lo sai che non esisti, sei da creare, sei una novità, e la novità devi come dire, il tuo diritto all'esistenza è tutto da affermare, ed è una figata pazzesca rompere i coglioni per esistere. Cioè io mi diverto, è il mio proprio, datemi capito? Non vedo l'ora. E quindi insomma è stato appunto a tratti molto divertente. E cosa succede? Succede che poi a un certo punto mi dicono che ho la malattia rara, rarissima, sconosciuta, e che è pure cronica, e quindi sta tutta la vita, è rarissima e sta con te tutta la vita e non ne sappiamo niente. E dici che culo, no? Cioè già che mancava una cosa... E quindi cosa succede? Che questo signor primario, che poi appunto è diventato il mio specialista di riferimento, e adesso c'è un rapporto molto bello che va avanti da quasi 10 anni, molto franco, però all'epoca, all'inizio, mi prese e mi dice tu hai questa cosa, ti proponiamo questo farmaco che ha pochissimi effetti collaterali, tra cui c'è l'unico un po' grosso che ti manda in menopausa in giro di 6 mesi. Io ero più giovane di adesso, cioè comunque forse anche adesso, ma perché? Cioè, e la risposta è stata, beh, ma tanto lei un figlio ce l'ha già, è a posto. Quindi. E a me sta roba, cioè tutto sommato lui non faceva una piega al ragionamento, nel senso la macchina l'hai già comprata, la metti lì nel garage, pure se adesso chiude il rivenditore di macchine, tu ce l'hai già la tua, basta che la luce ti la tieni bene, è quella dura, no? E non faceva una grinza, e però a me non mi suonava, e quindi ho cominciato per la prima volta a sentire un desiderio, cioè io non ce l'ho potuto avere il desiderio di maternità, appunto, capito? E quindi questa roba, cioè sento che nasceva una cosa, che dicevo, ma che cazzo è stato? Perché non mi suona? E piano piano ho fatto conoscenza con il mio desiderio di maternità, che era, vada, un desiderio di maternità non astratto, come quello che può avere appunto una ragazza giovane che pensa a fare il primo figlio, ma proprio concreto. Cioè un desiderio di maternità con tutti i vomiti addosso, con tutte le, no, col parto, con tutte le robe brutte che accompagnano i primi 3 anni, ma anche poi con le cose più divertenti che succedono quando non se ne parla più, quando uno comincia a...
a parlarti, a restituirti, a entrare in conflitto, a gestire il conflitto. Insomma, cioè, c'è tutta una parte poi più della maternità fino all'adolescenza che sto entrando, poi cambierò idea, se lo rifacciamo fra 2 anni dico altre cose. Però tutta quella parte che va dalla fine del vomito all'adolescenza per me è ricca, è densa, è meravigliosa, no? E quindi il mio desiderio di maternità arriva a un certo punto su stimolazione medica, tutto sommato, cioè con un rapporto con la malattia che mi pone un limite, che mi vuole imporre un limite, e comincia a nascere questa cosa. Chiaramente non è strutturato, per cui io blocco, diciamo, inizio un dialogo con questo dottore per bloccare questo farmaco e cercare altre strade. Allora me ne dà uno che è solo teratogeno. Quindi se io metti che resto incinta, quello nasce fuoco medico, quindi glielo dicessi prima e facciamo, no, delle altre cose. Per cui, insomma, comunque, no, rimando un po', rispingo un pochino al mittente per quello che è nelle mie forze, da sto letto di ospedale con tutti e due, e resta lì, così, questo desiderio. Poi affronto delle relazioni, cioè affronto, insomma, condivido delle relazioni con i maschi, perché il modello di riferimento è sempre quello lì, la famiglia è sempre quella cosa in cui io sono cresciuta e che si replica nel quartiere in cui io abito, perché non abito vicino al trotter, quindi ho 3 minuti, e quindi ho tutte delle coppie, una sola in 12 anni di scuola, una sola mamma separata, cioè neanche da sola. Le altre tutte coppie classiche, famiglia nucleare. Cioè. Quindi cosa succede? Che, per farla breve, allora questo desiderio nasce, sta lì, non lo riconosco subito, non gli do un nome, non lo verbalizzo, però ho una relazione anche lunga con una persona, però si sfilaccia, si relaziona, perché si sfilaccia non lo sappiamo, ma nel momento della rottura a me mi viene pure fuori da dire questa cosa che io voglio un altro bambino, cioè devo seguire questa strada. E quindi comincio a studiare, a sentire amiche di amiche, la procreazione medica assistita, cerca su internet, fai, ed è questa cosa, comincia a prendere forma in un modo molto diverso, cioè partendo da un desiderio quindi non strutturato, diventa un progetto che deve essere molto ben studiato, perché implica tutta, appunto, la procreazione medica assistita, ti obbliga a sapere dove andare, come fare, quanto costa, cioè tutta una cosa che devi conoscere. Per poi riuscire a farla, non è così semplice come lo era stato per Tito, cioè scoprire di essere incinta al terzo mese è molto più complicato, e quindi comincio a studiare tutte delle cose, a diventare un po' un'esperta di procreazione medica assistita eterologa, quindi da fare poi all'estero, e questa è Zoe, che è un percorso invece molto più complicato, perché prevede il fatto di, siccome non ho più nel frattempo un'età propizia per la procreazione, ti obbliga a crederci tantissimo, perché comunque tu ci devi credere, perché sennò cosa lo fai a fare? C'è un dispendio di energie, di, appunto, di organizzazione, cioè ti devi dedicare molto a questo progetto, quindi ci devi credere tanto, ma nello stesso tempo devi imparare a questo desiderio che hai, lasciarlo libero. Cioè proprio Zoe ha libera tutti, ma poi se avessi un'altra ora vi racconterei anche cos'altro ha liberato, ma senz'altro ha liberato un desiderio, ma nel senso che gli ha aperto la porta e poi lo ha lasciato andare, perché questo desiderio tu a oltre i 40 anni non puoi pensare che diventi realtà, deve essere un desiderio che tu sei riuscita a far crescere fino a portarlo ad essere realtà. C'era una volta una scritta che ho letto su muro, che è un desiderio è imparare a realizzarlo. Allora tu, da desiderio che hai sentito, hai imparato a realizzarlo, ma non puoi pensare oltre i 40 anni che sarà senz'altro una realtà che ti accompagnerà per la vita. Devi essere in grado di lasciarlo andare. E quindi, e questa cosa è un passaggio molto di consapevolezza, insomma, molto complicato è stato per me. Non è facile sapere che tu stai facendo tutta questa fatica e stai credendo tantissimo in questa cosa che poi magari non succede. Ma rientra tutto sempre in questa entropia che ti accompagna, devi farlo rientrare tutto in qualcosa che comunque stai vivendo e vissuto, lo sai, ma che comprende anche i tuoi desideri. E quindi cosa succede? Che nel momento in cui arriva il lockdown, per cui io
delle mie stimolazioni ormonali posso farmene niente e stare tranquillamente seduta a casa a guardare la TV che non ho, lì, come dire, no? Cioè, lì c'è questa epifania del fatto che il mio desiderio si infrange contro qualcosa che è talmente più grande di me che non era neanche prevedibile. E lì proprio, cioè, lì senti che devi essere libera da qualsiasi aspettativa. Tu hai dato corso a un desiderio, hai imparato a realizzarlo, è un'altra cosa che hai fatto, resterà un tuo bagaglio e a posto così. Dopodiché sono riuscita per caparbietà, perché comunque avevo un tot di tentativi prestabiliti e me ne mancava uno, in circa, non so, sono state 2 settimane di apertura delle frontiere, sono riuscita ad andare e tornare a fare questa cosa in cui appunto, che ormai per me era andata, cioè l'avevo lasciata, e invece in quest'ultimo tentativo è successa Zoe, e anche lì il test di gravidanza era negativo, per cui niente, tristezza, pianto, cose. Poi il test, l'esame del sangue era positivo, quindi oddio, adesso è positivo, cosa succede? Cioè, sempre questo il messaggio è che le mie, proprio, concepimenti non devono essere mai proprio semplici. Poi però dopo, no, è divertente. Allora qua, per concludere, perché i 2 minuti sono andati, Liliana sempre parlava del normale, figurati se non è una parola che mi ha accompagnato. No, normale per me è, capito, è stata una parola bellissima, ci ho giocato a palla tutto il tempo. Cos'è normale per Tito, cosa sarà normale per Zoe, e di fatto poi appunto il normale è quello che ti costruisci. E ancora era una cosa che mi chiedevano spesso. Io ho giravo documentari su delle piccole storie minime di umanità particolare, e spesso, no, mi chiedevano se era normale quello che avevo filmato o se era un po' una messa in scena, cioè, ma è la loro vita normale, ma fanno queste cose normalmente. E questo concetto del normale, secondo me, è lì che si gioca tutto. Il normale è una cosa che è divertente, va costruito ed è tutto, cioè è il normale tuo, è il normale mio, e il normale che ho costruito in questi 12 anni, tutto sommato, mi sta restituendo una persona che è in grado di, un'altra cosa che ho cercato di spiegargli, è di scegliere a partire da sé, cioè senza seguire il gregge, senza seguire quello che si fa, che si deve fare, che hanno fatto prima di te, ma provando ad avere un desiderio, e giocando, gestendo quello, cioè sapendo che esiste e decidendo consapevolmente se seguirlo con tutti i rischi che può comportare o se accantonarlo perché ti conviene seguire il gregge. Ecco, questa, cioè, senza andare per forza contro, ma cercando di avere un proprio desiderio, una propria in qualche modo visione del mondo, un proprio sguardo sulla realtà, e decidendo se questo sguardo ti va bene di portarlo avanti, quali sono i costi, i benefici, e insomma, se tutto sommato appunto adeguarsi e appoggiarsi al flusso è più, ti va meglio, è più comodo, è più, ti fa sentire più a tuo agio che non farti la tua strada. Ecco, per me fino ad ora mi sono fatta la mia strada, ho costruito la mia normalità, una volta e poi un'altra, mamma per caso e bismamma per scelta, appunto questo è un po' quello che mi caratterizza fin qua, e niente, ho fatto 2 notti insonni perché la bismamma per scelta c'ha tutto che cola da tutto, quindi scusate, sono stata forse un po' poco strutturata, a posto? Ok. Allora, introduco un secondo stato. Io non ti sento ora, Chiara. Attenta al lavoro del top, in particolare il lavoro da casa. Scusa, è così, è insopportabile. Sandra è famosissima, importantissima, googlatela. Va bene, grazie Chiara, grazie, mi presento. Allora ringrazio Chiara,
che è stata una compagna di scrittura fantastica per il pezzo che abbiamo scritto su DWF. Riparto da lì perché Adriana lo accennava e anche Lea. Ringrazio appunto intanto tutte per questo pomeriggio, spero che non sia troppo faticoso ascoltarmi a distanza, se lo è io mi taccio e un'altra volta vi racconto le mie cose, quindi insomma non soffriamo. Il punto di partenza può essere un'esperienza condivisa e un'esperienza che prendeva casa negli ambiti del femminismo, no? Superando un po' appunto le titubanze, gli imbarazzi di confrontarsi con un tema così assediato dal discorso tradizionale e dalla norma di genere più pesante, no? E d'altra parte ancora un desiderio, e un desiderio realizzato per molte donne e non per tutti. Allora, la cosa che era più bella, secondo me, delle assemblee, delle redazioni allargate, si chiamano come pratica per DWF, questi momenti in cui ci si trova in tante, l'abbiamo fatto in presenza e a distanza per elaborare contenuti di un numero. In quel caso eravamo una ventina di donne di età diverse, anche se più o meno il grosso erano donne neomamme, quindi per l'età in cui si fanno i figli ora, fra 30 e 40, e molte arrivavano lì con dei modelli di maternità e con delle esperienze di maternità diverse, no? Appunto donne sole, donne con altre donne, donne che erano già madri, magari di figli di compagni, insomma c'erano maternità e altre, e quelle che si sarebbero dette altre maternità, post maternità, c'era un arrivarci a questa esperienza da percorsi così diversi che era interessantissimo stare ad ascoltare. E poi c'erano diverse esperienze anche di tecnologie riproduttive utilizzate per far fronte alla difficoltà a un certo punto di riuscire ad avere un figlio e a rimanere incinta, una difficoltà che abbiamo guardato nei suoi effetti positivi, perché lì c'erano tutte comunque neomadri o madri, ma che forse dovremmo anche guardare nei suoi invece irrisolti, no? Noi parliamo tanto di scegliere di diventare, mettiamo il tema della maternità in relazione alla scelta, questo è un tempo in cui molte che vorrebbero, che sceglierebbero di essere madri non possono esserlo, perché c'è qualcosa che si è messo ad ostacolo della maternità, e fra i tanti ostacoli ora sta intervenendo, è intervenuto anche il corpo a un certo punto, no? In parte il racconto di Francesca era interessante su questo, nel suo caso c'è una patologia conclamata, conosciuta, ma in molti casi invece c'è questo corpo che silenziosamente però non dà un figlio, no? Credo che sia un'esperienza molto complicata. Quindi mettere tutte queste esperienze, trovare parole, trovare racconto per tutta questa molteplicità di esperienze e di arrivi alla maternità, che certo hanno molto a che fare con la libertà, il guadagno di libertà portato dal femminismo. 16:24, non voglio rubare tanto tempo. Io faccio ricerca attraverso le indagini qualitative, interviste in profondità, focus group, restituzione, gruppi di discussione, e mi occupo di lavoro, di lavoro delle donne. La mia pratica più ricorrente, oltre alla scrittura del mio lavoro, è quella dell'ascolto. Quindi, occupandomi di lavoro delle donne, di precarietà, di lavoro da casa, la questione figli e maternità ovviamente torna sempre. E mi è venuto in mente, pensando a questo incontro di oggi, di un percorso di interviste per una ricerca che ho fatto a Bolzano diversi anni fa, in cui analizzavamo il tema, un tema classico, diciamo, dell'occupazione femminile, cioè che molte donne all'arrivo del primo figlio, a volte del secondo, lasciano il lavoro. A Bolzano città almeno 500 donne, Bolzano provincia, 500 donne l'anno lasciavano il lavoro in concomitanza dell'arrivo di un figlio, e il centro documentazione della donna di Bolzano per cui lavoravo aveva pensato di fare una ricerca, di andare a capire chi erano queste donne, quali erano le motivazioni, quali erano le storie che c'erano dietro.
non è un tema solo di Bolzano, è un tema in Italia, questi numeri sono molto alti, no? Questi numeri di scelte di farsi fuori dal mondo del lavoro in relazione all'arrivo di un figlio sono numeri che fanno paura, c'è qualcosa che rende queste due esperienze incompatibili. Pur essendo appunto un paese con bassa natalità, il divario fra donne e uomini che lavorano in presenza del primo figlio è di 28,3 punti, no? I maschi con un figlio che lavorano sono l'83,5%, le donne con un figlio che lavorano sono 55%, e di questo 55% un terzo lavora part-time. Se questa è l'Italia, questo tema di questa incompatibilità e di questa bassa occupazione delle donne con bambini piccoli è nota con differenze di percentuali in tutta l'Europa. Non è tanto di questo che voglio parlare, di numeri e di livelli occupazionali. Voglio dire che quando facevo questo lavoro a Bolzano, passavo le mie giornate ad ascoltare donne che mi spiegavano nei minimi dettagli i bisogni dei loro bambini e il loro modo di presiederli, no? Bisogni che non erano soltanto quelli attuali di bambini appena nati, ma bisogni proiettati nel futuro. Cioè mi parlavano dei bisogni che questi bambini avrebbero avuto entrando a scuola o dei bisogni che avrebbero avuto nel futuro del loro diventare adolescenti. Bisogni di cura materiali e immateriali. Chiara Saraceno non a caso parla della madre post-freudiana, cioè il nostro modello di maternità ora è anche fondamentalmente come dire, caricato anche di bisogni, forse lo è sempre stato, ma senz'altro di più adesso, di questa attenzione ai bisogni immateriali, ai bisogni psichici, ai bisogni emotivi. Difficile, avevo molta difficoltà con queste donne che si erano fatte fuori dal lavoro per dedicarsi a questo lavoro materno full time. Era difficile parlare di soldi e di reddito, ma quando riuscivo a farlo, il loro atteggiamento e la loro scelta era sostenuto da un'idea molto forte della maternità e dalla maternità come compito e a cui riconoscere un valore anche sociale. Poi c'è anche da dire che proprio in relazione a questa idea forte di maternità di quel territorio, l'ente provincia autonoma di Bolzano, che l'IFA è un po' l'istituzione centrale, dà aspettative molto lunghe alle neomadri, fino a 3 anni, e questo diventa un modello evidentemente non riproducibile negli altri ambienti di lavoro, per cui donne che lavorano nel commercio, donne che lavorano nel privato, non potendo accedere a questa lunga aspettativa, fanno due conti e si dimettevano, ora non saprei la situazione attualmente, sto parlando di una ricerca degli anni 2000, dei primi anni 2000, però appunto si fanno fuori e si affidano al sempreverde, si affidavano e si affidano, quelle che continuano a farlo, perché i numeri sono alti di quelle che si dimettono quando nasce un bambino, si affidano al sempreverde reddito familiare. Salario o reddito familiare. Nel frattempo, quando io passavo le mie giornate ad ascoltare questi racconti, a studiare questo tema, Cecilia, mia figlia, stava a 600 chilometri di distanza, affidata, come a me sembrava naturale e normale, alle cure di suo padre e alle cure generosamente offerte di mia madre. Era trasportata tra due case, l'asilo nido, e attraverso tutto un sistema di cure e attenzioni che mancavano però la mia presenza. Io mi sentivo molto rassicurata dalla convinzione che dovevo e volevo lavorare. Quel rapporto di lavoro che avevo col Centro Documentazione Donna di Bolzano mi permetteva di fare ricerca militante, era importante. E poi pensavo anche che non volevo mai che i miei figli portassero un giorno il peso delle mie rinunce. Ho lavorato per 10 anni a Bolzano, andando in su e giù, anche quando è nato il secondo figlio, Sebastiano, 5 anni dopo. A quel punto i bambini erano 2, sempre da lasciare, ma non mi sembrava di lasciarli al padre,
alla nonna e anche al nonno, ripensandoci, in funzione molto seria di nonno autista. Quindi andavo sempre in su e in giù con una valigia rossa. E dopo molti anni ho scoperto che quella valigia rossa aveva avuto un ruolo nell'immaginario di mio figlio. L'ho scoperto anni dopo, molto recentemente, nei litigi dell'adolescenza. La valigia rossa è diventata qualcosa che quando appariva nella scena generava angoscia. «Sai, mamma», mi ha detto Seb, quando ero elementari, ma anche a scuola materna, dicevo ai miei amici che te eri di Bolzano e che avevi un'altra famiglia là. Il capitolo del report di ricerca che avevo scritto su quella ricerca si intitolava «Il mito della presenza». E poi quella presenza mancata a mio figlio, che mi aveva nel suo immaginario costruito un'altra famiglia a Bolzano, era tornata come qualcosa di effettivamente centrale. Io, diversamente da Chiara, da Francesca, non ho avuto il problema di inventarmi un ruolo materno, perché lo dovevo soltanto declinare sulla base dei miei altri desideri, sulla mia riconosciuta e ricercata libertà, sposata con un uomo democratico, compagno, che si è occupato anche più del 50% del lavoro domestico e di cura, nonostante la sua posizione di breadwinner, io non avevo da fare altro che crescere i miei figli, continuando a crescere io, personalmente e professionalmente. Mi sembrava di farlo, l'ho fatto, e ho fatto molta più fatica a consolidare la mia posizione professionale, partita IVA, indipendente, precaria, poi indipendente, poi partita IVA, poi libera professionista, a secondo dell'umore, che vivere la mia esperienza di maternità. Mi era sembrato facile, fino a quella valigia rossa, tornata e nominata come un trauma, simbolo di una mancanza sofferta. L'adolescenza dei figli mette alla prova. Diventi il punchball di tutto quello che non va, la responsabile degli insuccessi, delle insicurezze. La libertà che ti sei presa del tentativo di non performare una madre tradizionale e devota, la paghi tutta. In quel momento difficile in cui per crescere un adolescente cambia pelle e si prepara ad andare da sé, tutti gli inciampi e le fatiche sono in parte assorbiti dall'io in costruzione, in parte rinviati al mittente, alla madre, te. Ho pensato molto di più al mio essere madre durante l'adolescenza dei miei figli che quando sono arrivati, molto desiderati. Oggi Cecilia ha 23 anni e vive da sola, fuori casa, e sebbe all'ultimo anno di liceo. Presto il nido sarà vuoto. È stato difficile e importante provare a dare questo surplus di cure e di pensiero ai miei figli nel momento in cui la cosa da fare è farsi da parte, stare un passo indietro. C'è questo libro della scrittrice Rachel Rusk sulla maternità che si intitola Il lavoro di una vita. Non lo scrive per celebrarlo, ma per fare un po' di ironia sul troppo di lavoro che c'è nel diventare madri. Quando si ragiona su maternità e lavoro si parla sempre delle cose da fare, di azioni, orari, incompatibilità, difficoltà a dividersi fra più posti, ma si parla meno del carico emotivo, della difficoltà di conciliare dentro prima che ancora fuori, prima che fuori. Anche a margine delle mie ricerche non sono mai riuscita a dirlo come vorrei dirlo, per timore di costeggiare una mistica della maternità che non mi interessa, che non è il punto. Ma non so se riesco bene neanche qui oggi con voi a dire che mi piacerebbe parlare di questo carico emotivo, senza che diventi un monumento, senza che diventi un pezzo dell'identità, ma bisognerebbe riuscire a dire quanto in questo momento storico, in un mondo del lavoro che chiede tanti pezzi di sé, mi sembra normale che a un certo punto le donne facciano un passo indietro, perché tenere dentro questa richiesta di disponibilità con il carico di disponibilità che legittimamente un figlio chiede
diventa molto difficile. E mi piacerebbe trovare le parole per dirlo. Dove si trova l'intelligenza per formulare un buon equilibrio? Dove si trova l'energia emotiva per stare dentro a tutto questo? La mia idea politica è quella di procedere depotenziando il doppio sistema di richieste, il dare tutto al lavoro e il dare tutto a questo lavoro di una vita. Ho sempre pensato che fosse necessario sdoganare l'idea di una maternità light, leggera. Marina Piazza ha passato molto del suo tempo lavorando su questi temi, raccomandando di attenersi alla definizione di Winnicott, una madre sufficientemente buona. Ma oggi non è solo questo, oggi anche il mondo del lavoro dovrebbe essere qualcosa che chiede un sufficiente buon lavoratore o lavoratrice, ma non è così. Le richieste sono molto più pesanti, è molto più difficile scrollarsi da addosso. E anche il modello di madre non è una madre che vuole essere buona soltanto perché è devota alla figlia o al figlio. Mi sembrerebbe importante depotenziare questa norma materna per contrastare il modello della madre educativa prestazionale che sceglie la scuola migliore, la maestra migliore, il cibo migliore, il corso migliore, la madre che allena figli al correre per il mondo competitivo di oggi. Non mi dimenticherò mai il commento di una madre al primo giorno della scuola materna di Seb, una scuola materna un po' così e così, e lei che mi dice: pazienza, se devono emergere, emergeranno. Quindi, depotenziare questo ideale materno che oltre alla cura si carica di prestazionalità, di un eccesso di difesa, di protezione, e collocare la cura dei figli su un piano più condiviso, socializzato. Pensare la cura insieme alle altre. Io non ci sono riuscita. Quando sono nati i miei figli, le mie amiche non li avevano ancora e alcune non li hanno mai avuti. Nei luoghi femministi non si parlava di questo e nei giri delle mamme non mi sono mai trovata bene. Rachel Kusk, questo libro di cui vi sto parlando, Il lavoro di una vita sul diventare madri, è molto antipatica nei confronti delle altre mamme. Io non lo sono mai stata per disciplina femminista, ma non mi sono mai sentita bene. Ho sempre scartato le mamme con i figli trofeo e non ho mai trovato mamme con cui socializzare se non per pochi e brevi periodi. Mi è mancata una maternità femminista, ma confido che non sia troppo tardi per il lavoro di una vita. Da ricercatrice avrei voglia di dire qualcosa di interessante su questo materiale incandescente, trovando il modo di trattarlo con le pinze. Oggi sono molto contenta di questa occasione che ci stiamo dando, perché mi sembra interessante che come femministe abbiamo esaurito il tempo per decostruire l'idea di maternità e stiamo cercando invece il tempo per costruire la nostra idea di maternità a partire dall'esperienza. Non siamo le prime a farle, ma forse non si è fatto a sufficienza. Credo che ci sia bisogno della nostra parola sulla maternità, una parola soprattutto che è consapevole che non si può dire tutto e fino in fondo. C'è qualcosa, quando cerchiamo di mettere maternità in relazione al desiderio, che resta nei confini dell'inesprimibile. Se quello che per noi è importante è parlare di maternità in relazione a un desiderio e cercare di rendere questo desiderio il più possibile libero dalle norme della tradizione e del genere, dobbiamo imparare a dirlo bene. E per dirlo bene, forse la cosa più importante è sapere che non possiamo dirlo tutto. Grazie.